Benvenuti in un nuovo episodio di Minecraft Decopolis 2. Oggi vorrei provare a fare un paio di automatismi, come per esempio quello per il Basic Technium Ingot. Ok, quindi questi sono i vari materiali per fare il Basic Technium Ingot. Qua abbiamo un export cable con uno stock upgrade, in modo tale da tenere un ottaclì ciascuno, e poi questa dobbiamo cambiarla. Devo dire che me l'aspettavo un pochino più veloce. Questo flexball, questa lo voglio far diventare una automatic auto crafting table, per farmi memorizzare questa recipe. In questo modo adesso qui dovrebbero man mano arrivare i vari item e lei dovrebbe automaticamente metterli qui dentro. Mi fa piacere il fatto che funzioni senza RF, anche se qua c'è una barra degli RF, cioè 0 su 0. In ogni caso, Basic Technium automatizzato. Adesso ci mettiamo a fare qualche sistemino, che faremo qui, in mezzo alla base, perché prima di spostare e sistemare tutte le cose, vorrei avere uno il volo in creativa e due la building gadget. Senza di queste non mi metto a fare assolutamente nulla. È già tanto che abbiamo avuto le wand per fare un pavimento decente. Quindi un item che sicuramente non craftiamo in modo automatico è il bronzo, in che adesso lo facciamo in modo automatico. Questo si è scollegato di nuovo e anche questo qua li importiamo con i vari upgrade, tra cui lo stock upgrade per silveretti in modo tale che non si impalli. No, silver, tin e copper. E produciamo in continuazione del bronzo, che andrà a finire qui. Perfetto. Poi avremo lo stesso identico setup, ma con la stone e basta. E questa è senza upgrade, e questa è solo un integral, un hardened integral component, come questo. E anche qui ci siamo. Manca solo qualche treated wood. Per il creosotoil e il qualcosa, abbiamo due sequential fabricator, uno che prende il jungle log perché non mi serve, cioè non lo uso, che crafta le jungle plates che vengono inserite qui dentro. Qua ci abbiamo il bucket of creosote con le jungle plate e qui gli diciamo di esportare blocchi di coal. In questo modo la fornace produrrà i blocchi di charcoal. Come è successo adesso, il creosote dovrebbe entrare qui dentro. Se c'è un eccesso, sarà inserito all'interno del nullifier. E il blocco di coal viene preso dall'import cable, così come il treated wood. Il blocco di coal coke viene inserito all'interno del compacting drawer e quindi convertito direttamente in coal coke, e in tutto dovrebbe funzionare. Oh sì, perfetto. In realtà questi servo, ho dato un'occhiata e non hanno un ordine di priorità, e era un round robin. Perché anche se metto un altro pipe qua, il trash can qua, inserisce un po' di fluidi qua e un po' di fluidi nel trash can. Quindi metterò tutto direttamente qui dentro. E nel caso si riempia, non può riempirsi perché produrrà sempre del treated wood, perché il dover ha il void upgrade, quindi al massimo brucia della legna, che non è troppo importante, in particolare per la di jungle, che a me non piace neanche. E cosa facciamo con questo basic technium ingot? Beh, lo trasformiamo in advanced technium, quindi servirà dell'imbar, perché si è settato un altro induction smelter con l'iron e il nickel. Le lava bottle, per questo ho collegato la lava con il fluid pipe, che comunque è praticamente infinita. C'è la cosa più difficile, il glass per le bottigliette, dato che ho buttato giù la jumbo furnace. Per lo steel direi di fare reinforced blast brick. Quindi reinforced blast brick, hopper e due preheater. Ed ecco qua l'improved blast furnace. Quindi abbiamo l'import di blocchi di iron e blocchi di coalcoke che faranno lo steel. Ci abbiamo i due preheater, quindi sarà un po' più veloce. Ci abbiamo l'import sia davanti sia dietro per lo steel e lo slime. In questo modo non si impadrerà mai e continuerà a produrre steel. Qui abbiamo 64 steel gear. E qua, grazie agli automatismi, abbiamo completato il tutto. E abbiamo altri 16 advanced technium ingot che utilizzeremo per avanzare e cercare di andare il più avanti possibile. Tipo per sbloccare il volo. Anche la X-Net sarebbe davvero molto bella. Nel frattempo il pack si è aggiornato di nuovo, sono cambiate un altro paio di cose, tra cui la texture delle research. E per progredire dobbiamo fare questi crystal base, che si fanno con nether all'interno di un crystallizer con del liquid glass. Il crystallizer lo possiamo fare, magma crucible per sbaglio ne ho fatti 9. Ho sbagliato. Shift right click nel momento peggiore. Quindi il nether lo otteniamo come sottoprodotto di qualcosa. Qua abbiamo un export di sabbia. Qui abbiamo il crucible che converte il vetro in liquid glass. E qua abbiamo il crystallizer che ci dà i crystal base. Per cos'altro viene utilizzato? Per un altro paio di cose, quindi forse è meglio farne un po'.
Ma per adesso 4 bastano per sbloccare la prossima ricerca, Crystal. Ed eccola qua. Adesso ci chiede Crystal Fragment, il Prospector PKX sembra che non abbia più il problema di texture che aveva. Ed ecco qua un paio di Crystal Fragment che convertiamo in Crystal Ore che possono essere minati con il Tier 6. E quindi ecco qua il miner di Crystal Ore funzionante. E qui avremo il Drawer col Pulverizer che ci dà il cristallino che viene buttato dentro, che per adesso metteremo qui. Ora, la domanda che mi faccio è perché la cristallina sta finendo in questa cesta che ha una priorità di 1 e non all'interno dei Drawer che ha una priorità di meno 1. Tra l'altro, con l'ultimo aggiornamento abbiamo accesso alla mod Iron Chest che direi di sbloccare, che è qui, 12 tech bucks, va bene. E adesso possiamo vedere le ceste. Sto finendo l'iron perché è qui dentro, direi di farne due e poi di oro e sostituiamo queste. Quindi ho tolto le ceste, ho messo queste, tra l'altro la carrion non può trasportarle perché non lo so, probabilmente non sono state messe. E adesso la priorità funziona bene, non so perché prima non funzionasse, ma funzionava bene. Ora qui ci chiede di fare queste 3 gemme per poi fare l'ametist. Ho notato che c'è una recipe con l'ametist all'interno del crystallizer con l'acqua per fare l'ametist cluster. Ora se rotto dovrebbe dare 4 ametist shard, quindi dovrebbe essere una specie di duplicazione dato che questa ametist shard si fa con tutte e 3 le gemme. Quindi per adesso direi di farne 4 e poi vediamo. Ho sicuramente bisogno di cristalline dust. Poi per fare la Prismarine Shard servono 4 crystal base all'interno del crystallizer con dell'acqua che ho messo qui, con dietro questo bellissimo e molto estetico Aqueous Accumulator. Poi dovrà essere polverizzata la Prismarine Shard e il Lapislazzuli. E all'interno di Induction Smelter, cristalline, crystal base. E poi una dust, quindi prima la prismarine, poi la lapis e poi la redstone. Ci danno le 4 varie dust che poi vanno messe all'interno del crystallizer. Quindi abbiamo i rubini, gli zaffiri e il peridoto. Ok, poi mettiamo tutto all'interno di un induction smelter e otteniamo gli amethyst shard. Che se poi mettiamo all'interno del crystallizer ci dà un amethyst cluster che può essere messo su qualsiasi blocco e poi rotto. E ne abbiamo ottenute 4. Sì, funziona. Questo non ha un miner. Forse c'è un miner di blocco. Questo non ha un miner. Cosa? Forse questi hanno un miner. Sì, ok. Ora vorrei provare a vedere alcune cose, come per esempio una recipe per i tech bucks. Submit, submit. E adesso dovrei poter vedere il crafting. Bronzo e advanced. Ce ne dà 4. Fattibile. Mentre ora sì, cioè direi di fare un po' di edit tecnico. Quindi qui abbiamo un po' di lead che trasformiamo in sheet metal e adesso ci siamo. Ho fatto un altro po' di advanced technium ed ecco qui 4 elite technium ingot. Diamond and Emerald, che chiede blocchi di rubino. Direi di utilizzare questi 4 elite technium ingot per fare la ricerca per i gem ore. In questo modo possiamo comprarli dallo shop, esatto, per 12, mi sembra più che buono. E rubino. Ok, questo è molto importante. Miner di rubino posizionato. Per il momento metto un grower perché non mi sembra che il rubino sarà poi così importante. E ci metto qui dentro l'induction smelter con un po' di cinnabar. In questo modo ne ottengo il triplo. No, più del triplo. 5. Ne ottengo il quintuplo. In totale abbiamo 2 stack e 29 rubini, che sono 17 blocchi. Ah, fra l'altro questa si fa con l'Advanced Technium Ingot, avevo preparato un altro paio di elite, ma va benissimo anche così. Prendiamo il Tech Box anche se non mi sembra che servano, vediamo nell'Emerald. Oh sì, quindi diamanti e smeraldi. Ecco qui gli Emerald Ore e i Diamond Ore. Ora, secondo l'ultimo aggiornamento, si possono utilizzare i miner di tier successivo anche per quelli di tier precedente. Quindi direi direttamente di fare il tier 8 e di saltare il tier 7 e di utilizzare solo questo. Perché se possiamo utilizzare solo quelli di tier 8, possiamo metterli tutti insieme quando li sposterò, mentre così ogni volta che cambia il tier dobbiamo anche cambiarli. Quindi sarà tutto molto più compatto. Non so se mi sono spiegato bene, in ogni caso faremo solo lo smeraldo. Quindi ne convertiamo un po'. Sempre con il cinnabar che dovrebbe triplicare. Sempre quintuplicare. Ah, ok, è un quadru e mezzi. È un 4,5.
credo. Quindi abbiamo il miner di diamanti e anche il miner di smeraldi. Per ora il tutto va all'interno di questi due drawer. Con questo abbiamo completato il capitolo. Il prossimo passo sarà la meccanismo, però adesso direi di concentrarmi sulle ricerche, tra cui l'Angel Ring. Qui ho fatto un altro po' di Elite Technium e siamo a 4. Dovrei poterla fare. Sì. Abbiamo i tech bucks necessari. Dobbiamo craftarli. Adesso li abbiamo. Vediamo un po'. Angel Ring. Perché ce ne sono così tanti? Suppongo che questo vada bene. In ogni caso qui abbiamo un altro po' di lead che mettiamo qui e ci abbiamo subito altri 4, però ne servono ancora. Quindi con questo dovremmo essere a posto per un po'. E vanno qua. Con altri 4 dovremmo essere in grado di craftare l'Angel Ring. Andandoci facciamo anche delle gear di diamante, più di una. In questo modo possiamo fare l'upgrade per il multi-servo presso per fare le gear. E potremo buttare giù questa. Quindi abbiamo un po' di blocchi di diamante. Diamond Ring e ho nuovo della Blaze Rod. Come la stendiamo la Blaze Rod? Si può fare. Quindi 4 Redstone Flux Coil all'interno del Pulverizer ci danno 4 Blaze Powder. Poi ci mettiamo la Rod. Li droppiamo qui sopra. Ci dà la Blaze Rod. Mentre le feather sono solo string. E le string sono MC. Direi di fare un Phytogenic Insulator. Non possiamo fare Lumium? Sì, possiamo. Con l'Advanced Technium addirittura. In teoria me ne bastano due per poi fare le gear. Perfetto, ottenuti. Poi ci mettiamo a fare le gear. Ed ecco qua il Phytogenic Insulator. Quindi l'Industrial Hemp si ottiene dai seed e qua abbiamo sia l'apatite sia il nether, quindi ottimo così. Otteniamo un paio di hemp fiber. L'Industrial Hemp ci consente di ottenere le stringhe e le stringhe ci consentono di ottenere delle feather. Angel Ring. Adesso lo indossiamo, dovremmo avere il volo in creativa. Oh sì. Spettacolo. Con diamante possiamo per esempio aumentare lo storage delle ceste, fare i drawer upgrade di livello massimo praticamente e soprattutto gear working die, multi-servo press, in questo modo possiamo fare le gear in un singolo blocco. Quindi soprattutto grazie a multi-servo press che semplifica di molto, 16 elite technium ingot e potrei fare anche degli altri. Cioè, è proprio bello mettere le cose dentro un barrel e vedere che le stringhe escono al posto di questo coso qua. E comunque ho deciso di tenere perché ho visto la recipe con le blaze rod, quindi forse potrebbe servirci ancora. Quindi per sistemare la base Xnet ci sarebbe anche la Laserio, però personalmente preferisco la Xnet. E ce l'abbiamo sbloccata. Il controller si fa semplice e le reserve non sono modificate. Perfetto. Poi questi sono gli ultimi advanced del Technium. Quindi dovrò prepararne degli altri. Però possiamo fare, una volta fatte 4 Diamond Wand, la Research Paper per la Building Gadget e inserire i coin. E abbiamo sbloccato anche questa. Oh sì. Che si fa sempre con l'advanced, però Building Gadget, Exchanging Gadget e copy and paste gadget. Intanto però stiamo consumando sempre di più. Quindi qui avevo aggiunto una magmatic dynamo e adesso ce ne aggiungo una seconda. Allora, noi abbiamo sbloccato la Xnet. Per usare praticamente tutta la mod serve il controller. Per il controller abbiamo praticamente tutto eccetto una cosa, Redstone Comparator, che richiede il Nether Quartz, che è un tier 7. L'unico problema è che se noi andiamo qua e andiamo a vedere il quartz, la dipendenza, diciamo, è o Uplied o Refined. Se premiamo per esempio di andare alla Refined, ci chiede l'Ultimate Technium Ingot, che si fa in questo modo. Quindi prima di poter fare qualsiasi cosa con la Xnet, dobbiamo prima sbloccare o la Refined, oppure l'Uplied, che è la stessa identica cosa. Proviamo la Laser Io, sperando che abbia una recipe fattibile. Solo che mancano tech box. Tra l'altro questa cosa del controller l'ho scoperta dopo, che ho rimosso tutto questi. Quindi siamo senza produttori di ore per un po'. Anche se abbiamo un bel backlog, a parte di copper, non so perché. In ogni caso volevo spostarla tipo qui sotto e congiungere tutto con l'Xnet, ma non sarà fattibile. Credo che la Simple Storage abbia un grosso problema di priorità, ma molto grande perché lo fa ad ogni riavvio del pack.
Quindi con questi dovrei essere a posto per fare un paio di tech bugs. Poi posso fare il research paper per la laser review e sbloccarla. Ora vediamo come funziona, cioè il crafting più che altro. Elite Technium, ok, però ne da 12, ok. È parecchio dispendioso, è ultra mega dispendioso. Cioè ogni 12 di questi un Elite Technium che se ne va. E io adoro la Building Gadget, è davvero spettacolare. Oh sì. Sto facendo il piano inferiore in cui fare tutti i miner peggior, quindi alla fine questo è quello che è venuto fuori. Ho lasciato due spazi vuoti, uno per l'uranio e l'altro per l'osmium, e poi magari ci potremo espandere ancora di qua. Nel caso è tutto collegato con la Symbol Storage, perché è il metodo più rapido e semplice. Senza utilizzare laser o lingotti di tachium. Qui dietro abbiamo l'energia, abbiamo pulverizer e induction smelter. Tutto viene buttato in auto-output all'interno di queste ceste. E queste ceste sono collegate con degli import cable, che sono collegati sempre a quel controller, che vanno a esportare all'interno del trovo il controller principale. Quindi questo è un sistema staccato. E poi ho rimosso la produzione di energia con i lapis e ho messo dei magmatic dynamo. Sono tutte gradate a hardened con tre auxiliary reaction chamber. E la lava tiene duro. No, non è vero, la lava non tiene duro. Per questo ho cambiato il miner di lapis, l'ho messo di diamanti, messo un pulverizer. Ho fatto un altro storage network per spostare gli oggetti. E qua abbiamo quattro lapidari dynamo con reinforced integral component che generano 480 RF. E siamo a posto con l'energia per adesso. E dato che con la Xnet non posso automatizzare nulla, direi di cercare di sbloccare la Xnet, quindi research paper di osmium. E lo sbocchiamo. Otteniamo i vari fragment. Otteniamo gli ore. Ed ecco qui il miner con l'unico problema è che non può essere inserito all'interno di un induction smelter. O jumbo smelting o crusher o large furnace. Credo che sia perché sarà processato con la meccanismo. Quindi cuociamo un po' di osmium. Facciamo i blocchi. E poi possiamo fare la ricerca per la meccanismo. E voilà. Quindi metallurgic infuser. E steel casing che vuole un elite alchemy ingot. Quindi abbiamo metallurgic infuser e due steel casing. Qui abbiamo un altro po' di technium con cui fare un altro steel casing. E poi abbiamo la solita progressione della meccanismo. Quindi ok, forse non è la solita. Per l'infuser d'alloy serve l'infuser cristalline. E questa è una cosa che dovevo notare prima. L'unico utilizzo della cristalline è la cristallina da stare all'interno del pulverizer. Quindi questo direi di metterci un pulverizer che converte la cristallina. In questo modo otteniamo direttamente la cristallina dust. Quindi ecco un po' di infused cristalline. Mentre prendiamo l'infused cristalline, qui ho già messo dell'osmium, questa recipe è quella standard. E facciamo un po' di infused alloy. Perfetto. Poi il basic tiering sarebbe piuttosto semplice, l'advanced richiede solo gli advanced circuit e altri 4 infused alloy ed eccolo qua. Perfetto, con il Pulverized Gold si ottengono gli Energy Upgrade, mentre con l'Osmium di Speed. Per andare avanti con le quest ci viene chiesto un Crusher e un Osmium Compressor, per efficienza un Enrichment Chamber. E come avevo previsto, l'Enrichment Chamber ci dà due Osmium per ora. Poi ci applico i Tier e abbiamo altre tre Factory con tutti gli Upgrade. I diamanti nell'Enrichment Chamber ci danno l'Enriched Diamond. Poi possiamo upgradare l'infused alloy con l'enriched diamond. L'ossidiana nell'enriching factory ci dà l'obsidian dust, che unita all'enriched diamond ci dà la refined obsidian dust. Un po' la mettiamo nell'enriching factory, mentre un po' lo mettiamo nel compressing factory insieme a dell'osmium per ottenere la refined obsidian. Enriched obsidian più reinforced alloy ci dà l'atomic alloy. E così facendo abbiamo completato il capitolo della Mechanism. Direi di concludere l'episodio facendo un Atomic Disassembler, che è questa Flux O e questo Flux More messi insieme e più veloci.